l'ereditometro è uno strumento che sta facendo, diciamo, sprietoni nella maggioranza, però voi siete d'accordo? Ma intanto diciamo che dopo che la maggioranza e il governo lo hanno criticato per anni, adesso lo reintroducono. Il primo dato politico è che sono completamente in confusione, stanno dando i numeri. Tra l'altro non ho neanche capito se a questo punto verrà revocato il decreto di Leo. Noi crediamo che sia uno strumento che può essere utile, cioè utilizzare le banche dati e incrociarle, tutto dipende da come lo si utilizza, non può diventare uno strumento per cui si inverte l'onere della prova ed è tutti i cittadini sono degli evasori e devono dimostrare loro di non essere. Però di per sé è uno strumento che può avere una sua utilità, dipende da come viene costruito e questo ancora non lo sappiamo. Senta, invece come avete preso voi le parole di Paolo Gentiloni sul PNRR? Qualcuno addirittura parla di uno schiaffo all'Italia. No, ma questa è una cosa che si sapeva, cioè si sapeva, chi era informato di come fosse andata la costruzione proprio del PNRR, la suddivisione dei fondi, il fatto che era uno strumento comunque articolato e complesso, sapeva benissimo che non c'era stato un presidente del Consiglio Conte col coltello fra i denti fino a notte fonda a lottare. E finalmente Gentiloni gli ha tolto questo argomento abbastanza ridicolo, diciamocelo. Ecco, la Spagna si è unita a chi di conoscere la Palestina come Stato. Sarà il turno dell'Italia prima o poi, secondo lei? Il punto non è riconoscere la Palestina, il punto ora è avviare una transizione che porti ad avere in Palestina un'autorità politica democratica. E qualcuno forse vuole riconoscere Hamas? Credo che nessuno dotato di raziocinio pensa che sarebbe utile in questo momento. Quindi si tratta di costruire diplomaticamente la pace e poi una fase di transizione, avendo un interlocutore statale palestinese che abbia delle caratteristiche per cui un interlocutore democratico viene riconosciuto.